difensori avversari, aveva lo spazio per andare alla conclusione, ha fatto molto bene a cercare la porta, era leggermente lontano sulla tre quarti, il pallone che si è impennato, alla fine non è risultato pericoloso, ma comunque come vediamo le occasioni ci sono. Attenzione, scusami, palla sulla sinistra, Chicabizze, la sovrapposizione che arriva in questo momento di Ubilava, la palla e poi arriva il gol, incredibile. Il gol, vantaggio della Georgia con Cacciarava. Davvero che peccato per i biancoazzurri, che stavano davvero chiudendo molto bene il primo tempo. È il 43esimo e 40 secondi. Arriva il vantaggio con il numero 11. Vediamo, infatti, lo rivediamo questo replay qui. I biancoazzurri che si fanno un po' prendere in controtempo sul taglio. Adesso lo andremo ancora a rivedere. Il gol del vantaggio è un peccato perché San Marino veniva da una bella azione, ecco, lo rivediamo, cross sul primo palo, un gol a metà tra due giocatori georgiani, l'ultimo tocco però è proprio di Nika Kacharava, l'attaccante classico. Potrebbe essere uno dei pericoli da non sottovalutare, da quindi considerare con più attenzione. Sulla sinistra Chicabizze, poi Papucci Navili, attaccato da Grandoni, Cacabazze, in sovrapposizione arriva Lobianizze, tunnel ai danni di Bernardi che professa la sua innocenza, poi pallone in verticale, il colpo di tacco e arriva un grandissimo gol di Cacciarava. Questo è veramente un grandissimo gol, gol del raddoppio al 12esimo minuto, un grandissimo gol del giocatore con la maglia numero 11 ed è doppietta di Cacciarava. Eh sì, qui è andato ad anticipare il portiere avversario con un colpo di tacco, adesso andremo a vedere anche il replay, comunque un'azione veramente molto intelligente, gli è andata anche bene perché sicuramente non era una posizione semplice da cui poter spiazzare il portiere avversario, invece con un colpo di tacco è stato anche fortunato, ma qui lo ha cercato il gol diciamo ad effetto ed è riuscito con una rete veramente molto bella, questa volta se sul primo gol c'erano dei dubbi, questa volta assolutamente regolare. Sì, decisamente un gran pallone filtrante, un po' sulla tre quarti diciamo così. Ancora Giorgia a cambiare gioco dalle parti di Cacabazze che ha spazio, punta l'uomo, Cacabazze doppia finta, la conclusione, la palla respinta e poi sulla ribattuta il 3-0 per la Giorgia che arriva al minuto 35 con il giocatore con la maglia numero 8, Papush Navili, il più rapido, il più veloce, sulla ribattuta di Elia Benedettini. Davvero un peccato per questo risultato che adesso sta diventando un po' più pesante. Fa tutto proprio il capitano Cacabazze, gran botta, poi ci mette una pezza Elia Benedettini, la palla rimane lì, comoda, comoda per Papush Navili, in mezzo ai due centrali, Rossi e Proli, 3-0 per la Georgia. Adesso è un po' pesante il risultato. Sì, lo dicevamo anche pochi istanti fa perché...